Simon. E lui è Dan. Siamo il clima. È qualcosa che crea un'atmosfera. Chiaramente noi siamo dei musicisti, quindi dell'atmosfera creata da musica principalmente, no? E poi anche da immagini, dato che curiamo poi anche i videoclip di alcuni brani. Dobbiamo proprio dire una categoria di musica, diciamo che siamo sul filone synth pop, strizzando comunque l'occhio anche a quello che è il mondo degli strumenti acustici. Proprio per questo noi non vogliamo avere un target ben definito. Difficile, perché comunque non prendiamo nessun gruppo come riferimento dal quale partire per i brani. Sicuramente i brani possono ricordare, o nei brani si può trovare qualche riferimento anche palese a qualche band, come non so, Depeche Mode, Simple Minds, Toto, Morricone. Noi lo facciamo senza rendercene conto, magari, perché mai abbiamo assimilato determinate sonorità da degli ascolti fatti nel tempo. Alla fine quello che è la risultante di questi ascolti con quell'esperienza che con gli anni abbiamo accumulato viene fuori questo tipo di sound che speriamo, insomma, sia sempre interessante un po' per tutti e accattivante, insomma. Inside a friend of mine, you say it's not for me. You will see you as the reality. My legs, arms, and feet do the great and move to the beat. Make where I've got to turn a dance for inside. Gli argomenti sono molto diversi, anche perché le canzoni. Le canzoni sono molto diverse tra loro, non avendo un filone ben definito, e di conseguenza creano delle sensazioni e delle storie in testa diverse. A volte si parla di amore, a volte di odio. Il tentativo che viene fatto è di non cadere nei limiti del possibile, nella banalità. I testi raccontano qualcosa e non sono mai comunque un contorno alla musica. My feet again.
La voce di quest'album che stiamo per ultimare è la voce di Mirko Brazzoni, è un interprete a nostro avviso molto interessante dal punto di vista vocale, ci permette in quest'album di esprimere al meglio quelle che sono proprio le diversità dei brani. Io la chiamerei proprio una versatilità vocale, sì. La capacità di adattarsi ad ogni esigenza, no? Esigenza. Pazzia. Pensato un po' un giretto un po' soft da rifare poi con degli archi. Diciamo che ci piace tenere sott'occhio tutte le fasi della produzione di un brano. Ci teniamo che quello che viene fatto sia seguito proprio al 100% e possa esprimere al 100% quello che era il nostro modo di proporre un certo tipo di musica, quindi anche nelle compressioni, nella scelta di un vocal mixato a volte più fuori, a volte più dentro. La scelta non è dettata dal fatto appunto di presunzione, ma semplicemente per dare il tutto un'impronta proprio nostra. Durante la creazione io mi faccio sempre i film in testa e mi vedo già il videoclip visualizzato, fatto, mi risulta molto facile concretizzarlo perché alla fine non è una cosa a cui devo pensare dopo, ma è una cosa che mi si è già creata durante la fase di creazione musicale del brano. Sicuramente nasce questa esigenza da una passione verso il cinema e una passione per tutto quello che è fotografia, cinema e multimedialità in generale. E nella creazione dei videoclip non sono comunque solo. Per fortuna ho un amico di sempre che è un grandissimo appassionato di cinema, il nostro amico Frank Biso. Oggi sei diretto da Frank Biso. E che ringraziamo pubblicamente. Bene ragazzi, vi abbiamo parlato del nostro mondo, di come nascono i nostri pezzi, di come nascono anche i nostri video. Avete visto finalmente chi siamo. Esatto, siamo qui, non scappiamo, però non scappate neanche voi. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube, sui nostri social network, Facebook principalmente. Continuate a commentare e a seguirci perché ci saranno delle belle novità, sempre per darvi un certo clima. Ciao ragazzi. Ciao dai clima. Stay tuned. Ciao dai clima.